Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo ad Austin, Circuits of the Americas. Allora raga, siamo dodicesimi in griglia, però le due penalità siamo ci hanno portato al decimo posto, quindi dai, da questo punto di vista non male, non male. L'unica cosa è che sì, proverò una strategia a due soste, chiaramente. Dai, speriamo di fare una buona gara. Ripeto, due posizioni guadagnate grazie alle penalità, però una qualifica non Vai positiva. raga, rock and roll. Qualifica strana con gente strana davanti. Vai, 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 non stare molto attenti, tutti i big sono dietro praticamente. Cioè, spaventoso. Vai, passa, ok. Ok, abbiamo ridato le due posizioni. Siamo quinti, però, raga, ho rischiato una partenza crazy. Ed è andata bene. Per fortuna ho solo superato due macchine. Con un piccolo taglio, però le ho ridato la posizione a Ricciardo e a Sainz, ma Sainz me la sono ripresa subito. Vai raga, ci siamo dentro, siamo in barca, Gran Premio di Austin. Partenza sublime di Veneziano. Un po' al limite, però in partenza vale tutto. Ben fatto, buona partenza. Grazie bomber. E adesso cominciare a macinare chilometri, a macinare guida. A macinare tutto, ragazzi, non sto veramente sto sparando vaneggi a caso, io ve lo dico. La situazione oggi è un po' così. È un po' destabilizzante, però. Comunque mi manca una miglioria per mettere a regime l'aerodinamica. Quindi così da non buttare via gli aggiornamenti fatti. E comunque posso, cioè, lasciare un Alfa Romeo da ultima a quarta come prestazioni. È una gran bella roba, attenzione qua, brutto errore qua, orrendo. Veramente presa malissimo sta curva, peccato, una delle curve che di solito prendo meglio, qua vado un po' lungo al solito. E intanto il primo giro è andato con più sbavature che altro, ma va bene. Noi apprezziamo anche questo. Ovviamente non stiamo ancora perdendo terreno e dobbiamo contare che noi abbiamo le super soft e siamo contro gente che ha le ultra soft. Quindi questa è veramente una cosa importantissima. Sono dei punti più belli del mondiale, secondo me quanto mi piace. Cioè riesco a tenere il ritmo per adesso con le super soft contro le ultra soft. Questa cosa mi piace, anche se Sainz sta arrivando. Stai buono, Carlo Sainz Junior, stai buono. Qua prendiamo un po' il paletto. I paletti non mi piacciono ragazzi. Io amo la patata, no i paletti. Il cume ha detto no alle patate, ma sì. Cioè no ai paletti, ma sì alle patate. Che cazzo sto sparando, non lo so. Veramente siamo in un momento catartico. Qua andiamo lunghi per cercare di tenere il. Invece perdiamo tutto. Adesso è lotta vera con Sainz. È lotta purissima con Sainz. Sainz chiaramente ha le gomme migliori, ha la mescola più morbida, quindi tenterà il sorpasso a tutti i costi. E io qua devo invece cercare di tenere duro, perché è qua che posso fare la mia gara, cercando di non perdere posizioni o comunque non tante con una mescola inferiore. Vediamo. Niente, questa se non la prendo lunga non sono io. Non è un grande inizio, eh. Molte sbavature purtroppo. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS Mi fa disponibile da piacere. adesso. Ora vediamo, la mia sosta è prevista dal 12esimo al 17esimo laps. Ok. Quello che mi interessa non è tanto prendere Ricciardo, ma cercare di stare in difesa positiva da Carlos Sainz Junior. Ok. Stiamo accumulando usura su MGUK. Dobbiamo moderare la Ma stai modalità di buono. rotazione delle RS. Vediamo come siamo messi. Beh, insomma, dai, ancora accettabili, però solo che non posso più chiaramente migliorare, cioè prendere altri componenti, quindi se prendo un componente nuovo è penalità. Forse una penalità ce la prenderemo anche noi, vediamo su che gran premio. Forse potevo prenderla su Suzuka, che comunque non è sicuramente un tracciato a me favorevole.
però vedremo. Per il momento la situazione è abbastanza positiva, ma si può sempre fare di meglio. C'è Hamilton dietro, strano che ancora Gigi non sia riuscito a superare Sainz, molto strano. Veramente bizzarra la cosa, ma Gigi c'è. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,1 secondi. Gigione c'è, Fiori, Gigione c'è. Lo vedo bello, bello cattivo Hamilton adesso, che tenterà il sorpasso su Carlos Sainz. Noi pensiamo alla nostra gara intanto. È importantissima la nostra gara, attenzione, per guardare la bandiera, vaffanculo. Van Dorn fuori gara, Stoffel è fuori dai giochi. Ok, via libera. Stoffel è fuori dai giochi. Primo ritiro qui in America. Attenzione Sainz. Sono i rettilini, dovevano tenere sorpasso e dopo bassa nel resto. Qua mi gioco tantissimo, raga. Verstappen è in testa. Grande Max. Helmut Marko li vuole entrambi. Perché è porco Helmut. Ma chissà. Per veneziano, dopo l'Alfa ci sarà qualcos'altro. Attenzione, brutti errori qua. Di una gara difficile per il Cume. Sta curva, se non la prendo un po' lunga non siamo contenti. Perdo tanto, cioè tanto, perdo qualcosa. Tanto hanno rimosso la macchina di Stoffel Van Dorn. Ok, attenzione, Hamilton ci prova. Hamilton ci prova e se Gigi supera Sainz poi mi supera anche a me, questo lo sappiamo. Io cercherò di fare il possibile, però non voglio neanche distruggere la macchina per tenere la posizione. Hamilton è troppo più veloce, lo sappiamo. Calma Kuma, calma. Brutta traiettoria qua, veramente brutta. Bravo Sainz che lo tiene, bravo Carlos. Bravo Carlos Sainz Junior. Adesso Hamilton ce la fa però sul dritto. Gigione. Gigione si pappa. Sainz. E mo so dolori. E mo so dolori con Gigi dietro. Con Gigi dietro è veramente dura. Faccio fatica però. Fa veramente fatica purtroppo. Dai però, dai. Hamilton è vicinissimo, lo stanno un po' a miscela bassa perché sennò okay, veramente... Il distacco è 6,2 secondi. Tanto qualcuno è già andato di box, siamo quarti. Ah beh, non passi così facilmente. Adesso è lotta vera con Gigi. È lotta di una purezza, forse. Safety car in pista. Safety car in pista. A disposizione e sul DMF. Ritirato Charles Leclerc. Box in questo giro. Ok. E questa è un'occasione d'oro. Questa è finalmente un po' di culo. Ok, finalmente. rallenta, delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce, rallenta. Posso fare una sosta, non dico gratis, gratis. Ok, box. Dai veloce ragazzi.
go go go. Vai, vai, vai. E addirittura davanti a Raikkonen, cosa hanno fatto i miei meccanici, mamma mia. Non spingere mia. Subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Cosa hanno fatto i ragazzi, miei meccanici? Bug con la safety car che è andata via, diciamo, più velocemente. Rispetto, diciamo, al normale, cioè praticamente è rimasto un giro in più, doveva entrare, non è entrata. E ha fatto un giro in più, però andando più veloce, vabbè. I piccoli bug. Immancabili. Stiamo attenti. Uff. Però se ne stanno andando. Sfruttata malissimo. Safety car. Porca. Ok, si riparte adesso. Se niente. Un vaneggio un po' colossale, ma va bene, insomma. E intanto Gigi mi supera subito. Invece no. Safety car un po' bizzarra, se così la possiamo chiamare. Il distacco dalla prima è 7,9 secondi. Ok. Ricomincia la gara comunque. Abbiamo dietro anche una Ferrari. Cioè, diciamo che zona punti. Bisogna capire se qualcuno ha sbagliato la strategia, non ha fatto la sosta con la safety car, ma... sarà duretta andare a punti, se non, almeno due o tre macchine non vanno ai box. Oh, se ne sono andati, non capisco sta... cioè, Ocon è volato via praticamente, è vero che è l'ultra soft, ma... boh, non l'avevo capita questa, piccolo vaneggio safety caroso. Tanto qua sta creando un po' un trenino, ma... adesso proprio non rileviamo usura del cambio, prova a minimizzare il numero messi? Di cambi. Non bene, 70%. Devo dare il tutto per tutto, ragazzi, per fare qualche punto. Non ho capito, ripeto, il vaneggio della safety car, ma ce lo racconteranno quelli bravi. Perché io proprio non ci ho capito una mazza. Però boh, non stiamo girando. Hamilton qua mi svernicia in un secondo. Non sono neanche tranquillo, onestamente. Raga, ho perso la quarta marcia. Ma per fortuna. Passa la miscela 2 al più presto. Siamo addirittura quinti grazie alle soste che tanti non hanno fatto in regime di safety car. Questa è una buona cosa. Abbiamo guadagnato sulla icona, probabilmente in risparmio adesso, ma non esaltiamoci. Per esempio da Gigi abbiamo perso già tantissimo, però sono anche senza la quarta marcia, che è una marcia un po' importante, quindi sarà duretta, insomma, forse che dovrò prendermi una penalità. Bisogna capire in che gara, perché sinceramente devo cambiare dei pezzi la macchina e non va bene così fare le ultime gare al top. Adesso vediamo quale tra tutte, quale magari un attimino più, in realtà Abu Dhabi forse è quella con più problemi, però ce ne sono altre che forse non sono molto competitivo, quindi staremo a vedere, insomma. Attenzione alla miscela, stiamo un po' di miscela magrotta, ma adesso Raikkonen arriverà in massimo due giri, il piccolo Kimi, che il prossimo anno sarà proprio in questa macchina qua. Ok, il distacco è 6,3 secondi. Raikkonen sta tornando, ha fatto qualche giro in risparmio. Al quinto posto ci metterei la firma, però la safety car me l'ha regalato, di certo non le mie prestazioni. Raikkonen sta tornando di gran carriera. Hai perso una marcia, la lo trasmissione so. Ha subito un grave danno. 72%, porca miseria. Vedete che potrei sacrificare tutto la prossima gara, vediamo cosa possiamo fare. Devo giocarmela bene. Merda. Ok, ma Kimi è arrivato, signori. Il finlandese volante è arrivato.
E sarà durissima tenerlo dietro. Dopo c'è Gasly, forse comunque una Toro Rosso si può fare, ma tenere da dietro Raikkonen sarà veramente un'impresa titanica. Chiaramente per quest'anno mi aspetto podi, tantomeno vittorie. L'altro su F1 17 ci abbiamo messo alla terza stagione, la prima gara della terza stagione. Vediamo, forse quest'anno faremo, cioè, come si dice, ci saranno più possibilità di... Già il prossimo anno, bisogna vedere che macchina... mamma mia, mi supera. Kimi mi ha superato, su errore mio. Vabbè. Siamo tornati davanti a Kimi, mamma mia, incredibile. Siamo tornati davanti a Kimi. Non me lo sarei mai aspettato, cacchio. Comunque sorpasso in ritirino col DRS. Molto bene, molto bene. Oh, qualche, attenzione, forse ha qualche problema però, Raikkonen. Forse ha qualche problema. E godo, non va in box però, mi sembra che insomma sta un po' rallentando il porco. Adesso mi tengo un po' di miscelotta bassa. Un po' di miscelotta bassa per recuperare energia. Sì, miscelotta, erogazione ERS, scusate raga, sono un po' rimbambito. La cosa purtroppo è abbastanza ufficiale. Sarà una bella soddisfazione stare davanti a Raikkonen superandolo in pista. Alla fine la safety car mi ha aiutato, però anch'io insomma dai, adesso ho portato un po' del mio. Raikkonen secondo me ha qualche problema, però è calato tantissimo negli ultimi due giri. Anche con miscela bassa comunque non si avvicina, molto good, stiamo calmi però. Tutti gli altri ci sono volati via, Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel che è primo. Senza neanche Hülkenberg supera Kimi, ma Raikkonen lo risupera. Queste sono buone cose per noi. Gara dura comunque, gara difficile. Dai, possono ritirarsi due davanti e mi strappo il primo podio. Sarebbe penso una gioia indescrivibile al primo anno. Hülkenberg sta arrivando, comunque Raikkonen ha dei problemi. O le gomme, o non lo so, o il motore, il cambio. Non è di mia competenza capire il problema di Kimi. Fatto sta che sono quinto. In una gara che ad occhio, senza safety car, ero decimo. Vettel è al comando della gara. Mi fa piacere. Adesso Hülkenberg ci prova, è sempre l'eterna sfida con Nicolino. Quest'anno eterna sfida con Nicolino, eh? Purtroppo l'ho persa quella che contava. Ok, il problema è proprio Nicolino che ha le super soft, ecco perché non me lo scrollo di dosso. Ah, my god, my god. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Bella strategia di Hülkenberg. La gara è ancora lunga, la gara è ancora eterna. Ho fatto delle prove libere col diluvio dopo fin qua, in gara non piove mai, cioè impressionante. È impressionante, quest'anno mai beccata la pioggia in gara finora. A me è una sfida con Hülkenberg per il quinto posto. Hamilton mi ha rifilato 15 secondi in 4-5 giri. Un po' bizzarra come cosa. Sento un po' la pressione purtroppo.
Occio Beppe, occio. Hulkenberg con questi super soft mi sta rompendo letteralmente i maroni. Ma non deve passare. Raga, final lap, stiamo lottando con Ricciardo e Naikolino Hulkenberg. È durissima, raga, è durissima tenere questo quinto posto. Gli altri se ne sono andati, ma Ricciardo e Hulkenberg sono qua pronti a rovinare il mio quinto posto, che ha dell'incredibile. Ma ripeto, devo ringraziare la Sans FTKR. Volpasso secondo me da nono decimo posto. Tanto c'è un ritiro. Che si è ritirato Hulkenberg, che credo. Si è ritirato Hulkenberg. Si è ritirato Naikolino, ma c'è ancora la Ricciardo. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Tre ritiri anche oggi comunque. E Seb vince la gara. Non vedo l'ora di vedere Veneziano vincitore. Ma adesso accontentiamoci. Ok, mamma mia. Scusate se parlo poco, ma quest'ultimo giro è pericolosissimo. Final curve nell'inglesissimo cumendiano e arriva un quinto posto incredibile. Non ci speravo minimamente la vigilia. Yes! Well done, okay, well done. Prendi la gomma e portala a casa. Un'altra gomma, un'altra. Spoiler. Più gomme che patate. Intanto arriva bene con God. È il tempo dei festeggiamenti. Eccoli qua. Premio fantastico. Bravo Vettel. E per noi un grande quinto posto. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Ottimo risultato per Sebastian Vettel. Che aumenta classifica, noi siamo sempre i primi degli umani con 78 punti, più 18 su Nicolino Hulkenberg e Godo. Nella costruttori siamo quarti. E dobbiamo tenere questo quarto posto a tutti i fottutissimi costi. Sogliamo le interviste del puttanone. Una prestazione sì, amore, incredibile. Lo so, immagino lo so. Sarai soddisfatto. Hai avuto problemi con tutto quel traffico? Non direi ho molta più aderenza degli altri piloti. Ok. Stai andando oltre ogni aspettativa. Dici che ti abbiamo sottovalutato. Sono un po' offeso. Tu e il tuo rivale vi siete toccati. Chi ha sbagliato? Che cazzo, non ricordo neanche onestamente, comunque non mi deve rompere i coglioni. Strategia carburante sbagliata o è colpa della gestione della corsa? Boh, vabbè, se ne accorge l'aerodinamica. Ti ringrazio. Anch'io, ciao amore. Andata, andata, dai, un ottimo quinto posto, 18 punti dalla dall'ottavo posto, quindi voglio, l'obiettivo è finire quarti nella costruttori e settimi nella piloti. Sarebbe un sogno, sarebbe un daydream. Buono raga, un saluto dal comandone veneziano, alla prossima, ciao!